56 anni fa, il sabato 16 febbraio 1907, moriva a Bologna Giosuè Carducci. Ai funerali partecipò una città intera, ma perché tanta folla seguiva il feretro di un poeta? La casa di Carducci era modesta, era la casa di un professore povero e dignitosamente malpagato. Ma accanto poi ci misero un monumento. Tanto grande e candido come usava in quegli anni un poco Goffi e Liberty, che la casetta intonacata di rosso ne fu quasi schiacciata. In questa casa della vecchia Bologna siamo andati a ripetere la nostra domanda. Perché tanta gente a quei funerali? Perché il popolo amava mio padre, ci risponderà la figlia del poeta, la TT dei versi famosi. Sua madre non seguì il funerale, vero? No, poveretta. Quando lo vide, fu una cosa tremenda, perché quando lo vide uscire dalla porta, quando vide Racasso uscire dalla porta, le venne uno svenimento e noi la portammo sul letto. Fu una cosa straziante. Era una giornata molto fredda quella dei funerali, eppure dalle fotografie si vede che c'era tanta gente. Sì, c'era moltissima gente ed era piuttosto freddo. Ma come spiega tanto amore della gente per suo padre? Papà mio era molto molto buono, era buono con tutti, gentile, se poteva fare un piacere lo faceva volentieri. E specialmente il popolo voleva un gran bene al papà. Anche qua vicino tutti gli operai, il giornalaio, per dirle, erano, proprio piangevano.